Al Forum Automotive partecipa anche UNEM, che è l'Unione Nazionale Energie per la Mobilità, in rappresentanza del presidente Gianni Murano. Dottor Murano, perché avete deciso di partecipare al Forum Automotive? Quanto è importante in questo momento parlare di energia e mobilità? Ma è importantissimo. Fatto buongiorno e grazie per l'opportunità. Forum Automotive ci dà l'occasione per dialogare con tutti, diciamo, gli stakeholder della mobilità di quello che è il futuro della mobilità. Noi come associazione raccogliamo chi produce in questo momento carburanti per la mobilità, coprendo circa il 98% della domanda, e che vanno dai carburanti tradizionali ai biocarburanti, all'HVO fino agli e-fuel. Quindi lo spettro, diciamo, che copriamo e che ci interessa è molto ampio, ma in questo percorso di trasformazione energetica dobbiamo essere pronti anche a rivolgerci, quindi a capire quali sono le domande, quali sono i bisogni e come coniugare la trasformazione energetica, quindi la transizione energetica, con la sostenibilità economica e sociale della mobilità. Ecco, in questo momento i costruttori sembrano aver preso una direzione abbastanza certa, il cliente finale si trova a dover gestire invece tante opportunità. La vostra associazione in che modo riesce a disciplinare quella che possiamo anche definire un po' di confusione, insomma, questo tutto sommato caos? E questa è la vera sfida, secondo me. E, tra l'altro, anche ieri in una conversazione con gli europarlamentari abbiamo proprio espresso esattamente questa perplessità, cioè cercare di capire quali saranno le guideline, l'orientamento normativo per i prossimi 10-15 anni. Gli investimenti, soprattutto nelle nostre raffinerie, hanno bisogno di tempi di recupero, di rientro, quindi di ammortamento molto ampi, e quindi dobbiamo avere certezza sul futuro. La cosa certa al momento è, sembrerebbe essere che solo un vettore, cioè solo l'elettrico, non è in grado di soddisfare la domanda. Quindi dobbiamo utilizzare, come dico io, tutte le frecce che abbiamo per cercare di incontrare il vero obiettivo, che è la decarbonizzazione. In questo ambito, a fianco all'elettrico, ci possono essere i biocarburanti, ci possono essere gli e-fuel. Ecco, far capire, diciamo, e far dialogare tutti i vari stakeholder, anche a livello comunitario, quindi a livello di Commissione europea, su quali sono le opportunità che la tecnologia può offrire anche con il motore endotermico, è proprio la nostra missione, il nostro vero scopo, e cosa che stiamo riuscendo piano piano a fare anche con il supporto del governo italiano. Senta, tutto ciò che lei sta definendo ovviamente implica un investimento importante. Questo investimento poi quanto pesa sul cliente finale o sull'azienda che si occupa di noleggio a lungo termine? Beh, sicuramente peserà nei termini di costo del carburante. Non, quello che ci si augura è che se si riescono a fare questi investimenti e a supportarli poi in larga scala, i costi verranno, diciamo così, possono essere sostanzialmente ridotti. Oggi abbiamo che già più del 7-8% del carburante tradizionale è bio, e questo ha inciso relativamente poco sui costi del carburante finale. Ma sicuramente quello che può incidere, questo è sicuramente un messaggio, è che tra le frecce c'è anche quello di diminuire il parco e quindi di utilizzare sempre più flotte e car sharing. Quello che dico sempre è il chilometro che inquina di meno è quello che non si fa. Quindi se si riesce a sviluppare una mobilità che è fatta anche di car sharing, che è fatta anche di flotte, e quindi si decarbonizza in qualche modo anche riducendo il parco dell'automobile, che in Italia è a un numero pazzesco di circa 40 milioni di autovetture, anche questo dà un contributo alla decarbonizzazione. Quindi trovare strumenti che possano favorire anche l'utilizzo del car sharing, delle flotte, sicuramente va nella direzione giusta, cosa che noi ci auguriamo. Sostanzialmente quindi sarà una combinazione di tecnologia, utilizzo, nuovi approcci. Assolutamente sì. Grazie mille. Grazie a voi.